Certo che quando vi fissate siete proprio tremendi. No, ma roba che proprio paginate e paginate di commenti interamente dedicati a Granny sul canale di Zeb89, però, rigorosamente. Zeb, portalo, ti prego, Granny, Android, Granny, qua. Ma un gioco per Android! È un bel gioco, dovresti portarlo. Io i giochi per Android sul mio canale non li porto. Tranne in questi casi dove proprio tutti me lo chiedono. Ed eccoci qua sull'emulatore BlueStacks per pro. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ma è lei! È la mia vicina di casa! E assomiglia un sacco, più di quello che pensate. Il titolo di questo gioco per Android è semplicemente Granny, senza nessun sottotitolo. E allora inizia qui la nostra avventura. Abbiamo addirittura il livello di difficoltà. Facile, normale, difficile, estremo. Mettiamo normale. Sii silenzioso, lei sente tutto. Tieni in mente che se farai cadere degli oggetti per terra, provocherà rumore. Premi e mantieni il pulsante per liberarti dalle trappole per orsi. Ma aspetta, non dirmi che è quello che credo. Non dirmi che è quello che so. Aspetta, che ti arriva un man rovescio che ti manda in Africa. Nasconditi sotto i letti e negli armadi. Hai a disposizione 5 giorni. Utilizza le cuffie per ottenere un'esperienza migliore. Ecco, quindi sono a posto. Scappa via di qui! Hai soltanto 5 giorni. Tutto quello che ti serve è dentro la casa e devi essere silenzioso. Lei sente tutto e la nonna è pazza. Oh, fumo! È tutto qui. Cosa resterà della nonna? Dove siamo? Dove siamo? Il risveglio. Però non è proprio un malaccio per essere un gioco per telefono, eh? Oddio. Mamma mia, se si comanda male. Eh sì, perché sto emulando un gioco per Android su PC. È ovvio che si comanda male, Zeb, è ovvio. Vediamo un po' quali sono i comandi. Aia, cammina da solo un po'. Ah, posso aprire i cassetti? Come? Ah, con E. C'è scritto qualcosa? Abbandona questa casa, se no. C'è qualcosa qua? No. Ma se. No, no. No! No, ho fatto carino! No, nascondi! Come faccio a nascondermi sotto il letto? Oddio, siamo già morti! No, e siamo già al secondo giorno! Soltanto 5 giorni a disposizione di questo passo! Non usciremo mai vivi da questo orribile posto! Ma mi ricorda vagamente Hello Neighbor, no? In soldoni è quello, devi fuggire dalla casa. Cosa? Ti vedo! Da dove? Come fai a vedermi? Sì, so che si vede il cursore, ma ragazzi, non ci posso fare nulla, eh! Posso raccogliere questo? Come faccio a farlo cadere? Aia, con spazio. No, 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 ora vieni qua. No! Come faccio a nascondermi sotto il letto? Come si può? Pischio! Ah, devo cliccare col mouse sull'icona del letto. Mamma mia, macchinoso. Oddio, non riesce ad aprire. Non. No, 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 bastid. Non mi hai visto, non mi hai mica visto. No! Ti vede come? Let's go. Che è sta roba? Ah, le pubblicità! Ma levati dalle palle! Il gioco è gratuito, però sono incluse le pubblicità. Ragazzi, cerchiamo di farci strada uscendo da questa stanza. Dov'è la nonna? Oddio, cos'è quella porta chiusa? No, 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 no. Ma se apro le porte mi sente? Speriamo di no. Qua c'è un ingranaggio. Prendiamo l'ingranaggio. No, perché? Perché l'ha buttata per te? Mica l'ho buttato io. E dai! Fai cadere una cosa per terra, morto. Ma non sembra particolarmente facile come gioco, eh? La nonna ti trova subito. Appena sposti un oggetto. No, 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 vai lì. Entra! E non entra! Ah, così. Sì, l'ho fatto manualmente. Aprire e chiudere. È un casino sto gioco, eh. Molto più difficile di quello che sembra. No, due lì. Laggiù c'è la trappola per orsi. Proprio come Hello Neighbor. E lei ci fa.
ci passa sopra e non si fa niente, la maledetta. No, 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 no. No, 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 bazziconi. No, no. Sì, vabbè, ma è impossibile. Pure che non fai rumore, sa dove sei, ti vede morto. E ora? Ho già perso. Che ha fatto? Maschera ventata in cantina. No, no, non mi interessa, non mi interessa assolutamente. Riproviamo seriamente adesso, perché dobbiamo vincere. L'ennesimo clone di Hello Neighbor, a quanto pare. Lì c'è qualcosa che brilla lassù. No, 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 porco tutto no. No, 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 no. Trovami ora, vecchiaccia putrida. Sembra un verso alieno addirittura. Se non ti vede entrare sotto il letto, non creda possa trovarti così per magia. Ma non cammina da solo, non cammina da solo. Madonna, oh. Sto buscio di culo. Vuoto, vuoto. Qui. Che è successo? No! No! Mozziconi! Ma perché non posso correre? Non ho una trappola, no! La trappola... È più veloce di te! È più veloce di te! Ecco, abbiamo già sprecato un giorno. No, qui ragazzi il problema è uno, è che è più veloce di te, a differenza di Piermente, che li fai a rinzarunza intorno alla casa. Con la vecchia, non puoi farlo! Che poi non ha senso, una vecchia è più veloce di te, ma perché? Perché chiusa la porta? È chiusa la porta, ragazzi. Ma come faccio a uscire? Sa che devo fare una cosa. Devo fare così. Perché la deve aprire lei. No, ma se mi trova mi incazzo. Non mi ha visto entrare. Non mi ha visto entrare sotto il letto. No, no, dai. No, perché se mi... Se mi trovavi lì, guarda, mi alteravo, Ma che cazzo? Ma il sesto senso del Cristo in croce tu c'hai? Proprio si gira così? Come fa? Non me ne frega un che è sta merda! Sì, 30 secondi? Io non giocherei mai ad un gioco simile, che è sta schifezza. Posizioni le truppe e poi le mandi alla tama, levati da coglioni. Guarda, bellissimo, lo installo ora. Claim the world, che bello, i soldi, zio Peppe. Sì, subito, guarda, affanculo, Lords Mobile, ma che schifo. Oh mio Dio, 2.481.000... Oh, io non lo so, che schifo l'umanità. Finisse domani il mondo, guarda, sarei contento. Scoppiasse proprio tun così, non sarebbe neanche più di tanto un peccato, guarda. E rieccoci qua, ragazzi. No, ma è, no, è difficilissimo. Oh, ma ti sei. E anche quando non ti sente, si gira così per magia perché sa che sei lì. Per essere una vecchia, ha dei sensi molto sviluppati, devo dirlo. Ma facciamo una cosa, anzi, proviamo a fare una cosa, perché poi vai a vedere se va a buon fine. No, non salire, Allora io per chiudere questa trappola, no, porco lui. Ma non è giusto, lei pesta le trappole e non si chiudono. Ma che è una piuma? È veramente proprio da farabutti, Niente, non entra. Io mi avvio, Tu non hai visto niente, Sì, ma devo chiudere quella trappola, non può rimanere lì aperta. Ma non ho oggetti qua. Che palle di qua. Ha spostato la trappola. L'ha spostata? No, senti. Io provo ad andare qui, Oh, ti giri? Gibbone, che non sei altro. Esploriamo, vediamo cosa c'è qua. Vediamo se c'è qualcosa di utile, non c'è niente. Winch handle, la mani... Oh! No, 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 Buddha nudo! Prendilo, prendilo! Via, via, via!
Abbiamo preso una maniglia, ragazzi, ma il problema è che, a quanto pare, posso portarmi dietro un oggetto alla volta. E no. Ma se io apro questa porta? È chiusa. No. Io la sento camminare. Quanto è fastidiosa quanto una mosca in una pizzeria. Però io ve lo dico, ragazzi, secondo me chi gioca perlomeno in maniera abitudinaria ai giochi per Android è proprio una tempesta di merda di persona, veramente. Secondo me, io posso capire se non hai di meglio, non puoi permetterti di meglio, ma guarda, questi sono giochi diversamente belli. Qui si sale. No, bastoncini Findus. Via. No, dammi questo. Perché? Di quando non ti ammazza la nonna, ti ammazza la casa. E tutto qui, cosa resterà della nonna? Fuori dai coglioni! Fuori dai coglioni! Fuori dai coglioni! E ti voglio Sì, e tutti presenti così? Grazie! Madonna, non gli fai nulla! Ho perso di nuovo! Non gli fai niente! Non può manco stunnarla come Piermenti, no! Vai, muovo in cantina, dance! Adesso mi stacca il naso a morsi. Proprio. Ok, siamo pronti, ragazzi? No, io non sono pronto. Io non sono pronto, fottiti. Non so neanche chi sei, ma boh, mi fai cacà. Siamo pronti, ragazzi, un par di coglioni, guarda. Siamo pronti, ragazzi. È bello che sto giocando su normale, non riesco a vincere, sono schifoso, è vero o no? Io mi chiedo come Cristo in cielo faccia la gente a giocarci sul telefono, veramente. Io sto perdendo a rotta di collo su PC. No, ora mi impegno, ora mi impegno. Facciamo così. Allora, la porta è chiusa però con cosa? Allora, ci sono due... Sì, vabbè, dai. Ora mi impegno, Ma dai, quadri, no Cristo, bambino. Sì, però dai, devi stare attentissimo a dove vai, perché sposti una cosa, tu, poi arriva lì. Cioè, la apre ma non entra, così. No, ecco, brava, vai via. Sì. Tu metti... sai qual è bello? Sarebbe, non posso saltare, ma se io non posso saltare, mi vuoi spiegare come faccio a... Posso chiuderla? No. Cioè, io non posso chiudere la trappola e non posso saltare, capito? Il pezzente. Dai, sposta la trappola che non si passa. E ride. Ha spostato la trappola. Chiudiamo questa. Ecco, that's. Qua non mi trovi. Chi è stato? Iella. Ride. Sì! Ma ha fatto la finta! Che stronza, oddio! Cioè, se ne va e poi torna! Sì, vabbè. Sì, dai! Mostruoso! E dai! E vabbè, sì. Io non lo so. Sarò io strano che riesco a farli. Malvenuto. No, io non gioco d'azzardo. Si levi dalle scatole. Oh, madonna. Come fa? Che poi la gente... Zeb, ormai finiscilo. Ormai finisci. Come disse Giulio Cesare, ormai il dado è tratto. Sì, superi il culo di un tratto, madonna. Un gioco del genere, sai quanto ci vuole? Qualcuno caga sangue, non è una buona cosa. Madonna, che texture, mamma mia, inquietante. No, comunque in bagno non c'è proprio niente, oltre ad uno specchio rotto. E ste due palle rotte, sta nonna di merda! Ti ci vorrebbe una bella casa di riposo, sai quelle dove non si fa un cazzo dalla mattina alla sera? Quelle! A giocare con le carte, a bere il tè! Posso scendere? No, ora vado di lato. Vedi, poi scansa la trappola. Ha una collisione piuttosto piccola. Sì!
Madonna, ma sbuca dal nulla, sbuca veramente dal nulla questa... Ma poi ho fatto scattare tipo un campanello addirittura. Ma ragazzi, è un gioco per telefono, per telefono. È brutale. Altro che Piermetti, questa... Cioè, ti guardi le mani un secondo, ti prende. E non posso manco scendere. Ma perché vedi lì, cioè... C'è un filo. Se ti inciampi... ma visto. C'è un filo giù, teso. Se ci inciampi, suona la campanella e l'avvisa. Vedi perché... Da cattivo signore questo gioco, vedi? Non mi dica che vieni qua, eh. Aspetta, ma qui... Ah, posso spostare le scatole qua. Oddio, oddio. Cos'è questo? Questo è un pezzo di qualcosa. Potrebbe essere utile. Madonna, oh. Proviamo a scendere qua. Ma questa è la cantina. Cos'è questo? Merda! Madonna, si comanda malissimo. Cos'è? Cos'è questo? Mi serve un cacciavite. E lì ci sarà qualcosa di importante. Ma non ho l'attrezzo giusto. Sì, ma sta cosa che puoi portare un oggetto alla volta è tristissima. Sono arrivato in cantina, dove avvengono gli omicidi. Sì, ma sa dove sei? Dai, sa dove sei? Anche se ti nascondi dietro un ostacolo, no? Non va bene. Bellissima questa parete. No, non è è brutto, via. Una foto. Andate a cagare, galline, che non siete altro. No, porco, sempre quei quadri mi fregano ogni volta. Ma qua mi vede? Non so se mi vede anche qui, eh. Forse di no. Dance. No! No, Gianluca Porchini! Dai! E non gira! E non gira! Non gira! Ti visto no! Madonna, chi è che ha inventato il telefono cellulare? Gli batto il capo così! Io non avete idea di quanto adoravo gli anni 90 quando non c'erano... C'era solo Snake e poche altre cazzate. Non c'era la merda come ora. C'è addirittura Player Unknown Fortnite sul telefono. Ma te la stronca nel culo, vai! Ma non è che lo dico, io te lo dimostro che è una merda, te lo dimostro proprio. Io non è che lo dico, io ti mostro proprio le prove scientifiche che sei una merda. Qui c'è un manichino. Ma fa rumore sto Cristo qua. Ma qua mi può prendere. Madonna. Madonna, ma c'è una cosa che non può fare, c'è o no? Come on in, come on in. Where it all begins. Ma cosa mi vuoi vendere ora? Cosa mi vuoi vendere? Ma io non voglio ottenere ulteriori informazioni. Vai a cagare. Ma qui vedi? È danneggiato il pavimento. Se io passo di là, crolla tutto. Proviamo di qua. Mi serve un martello. Io danno il capo. Posso nascondermi nella scatola. Vado in baule. Qui crolla. Aia. No, ma vi. No, no, no. No, no, è una finta. La 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 la. Come fai a vederli? Ma perché scricchiolano dietro. Sì, da dietro la porta. Scricchiolano le travi e ti sente. Cioè, ci sono alcune travi che scricchiolano. E se le pesti, sa dove sei. Ma là devo spingerci il manichino, mi sa. No, 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 no. Ma cazzata. Incesso di merda. Brutta che sei, brava, vai via. Attraverso il muro. Sì,
respawna il manichino, cioè torna alla posizione originale. La maiala dell'Eva. No! Ma ha chiuso fuori invece di chiudermi dentro! E ora i consigli per gli acquisti. Dammi tu cosita, dammi tu cosita. I don't want to live on this planet anymore. Oddio, cos'è? Oddio, ma è qua! Devo completare questo quadro. Serve senz'altro qualcosa. Ecco, mi serve la chiave per la cassaforte. Ma guardate quante cose. Mi servono le pinze per tagliare la corrente, credo almeno. Ma mi serve un punto di partenza, un primo attrezzo utile, un primo oggetto utile, diciamo. E non... Io questo non riesco a trovare. Oddio, eccole qua! Eccole le pinze! Bene! Bello il prosciutto. Andiamo a usare le pinze, vediamo se funzionano. Non hai visto niente, non hai visto assolutamente niente. Brava, sali. Vattene. A me slitta. No! Non mi vede qua dentro. I see you. Ah sì, allora dove sono? Forse mi vede ma non può prendermi. Ciao, come va? Io direi di droppare questo qua. Vedi. No. Ora ho tagliato la corrente. Un altro passaggio segreto. Cos'è questo? Un pulsante. Cos'è? Un teddy, un sacchiotto. Che serve? No! Come mai sento un battito cardiaco così all'improvviso? Non puoi prendermi. E allora come si fa a uscire? Mi sa che mi sono scavato la fossa da solo perché non posso più uscire da qui. È vero che non mi può prendere, ma io non posso uscire. Madonna, ma ti rendi conto? Ma poi che serve l'orsacchiotta? Che serve? Sì, cosa? Qui è chiuso. I need a weapon key. Come weapon key? Perché qua dentro c'è un'arma per caso. Oddio. Allora ci serve una chiave. Assolutamente. Questo ingranaggio dove va messo? Qua non sono stato. Qui c'è un altro passaggio. No, porco, non vedo nulla. Entra qua dentro. Cosa c'è qua? Cos'è questa scritta? Questo è il mio quinto giorno in questa casa. Lei mi rincorre ovunque vado. Sono abbastanza ferito. Mi fa male al corpo. L'unica cosa che ricordo prima di svegliarmi in questo posto è che stavo guidando quando la mia auto improvvisamente si è schiantata. Quando sono uscito per verificare quale fosse il problema, qualcuno mi colpì improvvisamente alla testa. Indovina chi? Se non dovessi sopravvivere e qualcuno dovesse trovare questo messaggio, vorrei fargli sapere che a volte lei nasconde delle cose dentro i frutti. Strana abitudine, ma lo terrò a mente. Ragazzi, qualcuno qui ha fatto una brutta fine, ma noi non dobbiamo finire così. Qua si esce? Dove siamo qua? Dove sono finito? Due ingranaggi. Ma dove devo metterli questi ingranaggi? Dove devo metterli nel cu? Oddio, la ghigliottina. No! Sicuro di sigaretta! Dio! Abbiamo scoperto che questa simpatica vecchietta detiene una ghigliottina, Come i francesi di una volta, lì non scherzavano, Lì se raspavi via con la testa, senza mezze misure. Qui c'è un pozzo, un mini pozzo. Qui serve la manovella.
I need a winch handle. Ecco dove si usava. No, non venire. Non venire, no. Volevi? Ah, qua devo stare attento, c'è il campanello. Che merda. Questo si può usare? Un attrezzo pericoloso per tagliare. Ma non mi dire. Ti immagini il gioco finisce che tagli la testa alla vecchia? Lance? Sarebbe bello. Ah, c'è una cuccia? I need a playhouse key. Cosa c'è là dentro, scusa? Ecco, ci sono... C'è un ingranaggio lì. Allora serve metterli qua. Allora, droppiamoli qua gli ingranaggi. Ora devo vedere di trovare questa chiave. Oddio, cos'è quello? Dentro l'armadietto c'è un foglietto code. Padlock code, codice del lucchetto. No, ora non dobbiamo morire, eh. No, ora che abbiamo recuperato questo. Ma no, nella maniera più assoluta. Proprio, cioè, sollevaci dalla tua presenza. Prima la trave, andiamo di lato. Ma è questo lucchetto qui? Oddio, sì. Ma voi avete sentito il suono di un passo? Avete sentito per caso un... No! Cacciavite, martello, manovella, chiave, atta a pesca. Ma è lei che fa casi? Che culo. Ogni volta che non mi sposto, si sposta pure lui. Sì, però vattene. Porco Sei perdi. Che piasse male. Vai! Ma che... Un ragno. A few moments later. Ma che ca... Oh, porca puttana dell'Eva. Un'anguria. Un'anguria nella vasca. L'anguria è un frutto. Ragazzi, cosa c'era scritto nel messaggio? Che a lei piace infilare della roba dentro i frutti. Sicuramente contiene una chiave, perché l'indirizzo è chiaro. No, io devo scoprire cosa contiene l'anguria. Arnaldo Angurioni, hai rotto i coglioni. Non veni da questa parte e vaffanculo. Angurioni? Dai che di lato, consigliata, Lance! Dio! Dai! Il suggerimento non può essere stato scritto a caso. Arnaldo Angurioni. Ecco, era ovvio. E zacchete! Sì! Arnaldo Angurioni, cos'è? No, non ho letto che chiave era. No! Fangoso tu! Dove è cascata la chiave? Middleman, sports, fashion, oddio, lo installo su... Sì, ti piacerebbe. Più probabile che io diventi senatore a vita, guarda. Questo serve. Ah! Madonna, oh! Gruccia di merda! Arnaldo Angur... Ora basta, dai, la smetto. Madonna, meno male che ho visto la mazza che trapassava il muro proprio. Se no quest'ora Balabula. Dai, va via, dai. Trapassoni. Porco. Però avete visto nel microonde cosa c'era? Avete visto cosa c'era nel microonde? No, io sì. Qua. Porco Zasas.
No, però la cosa da fare in sto gioco è non smettere mai di muoverti, perché come smetti... È la madre di Pueblo Scatarri, probabilmente. Grazie. Via. No! Oh! Per un pelo di naso. Ecco! Proprio a sportello, Ah, l'anguria. Bello, no, questi spawn mi piacciono. Anguria qua, manovella a portata di mano. Tutto sembra fin troppo perfetto. Vabbè, senti. Forza! 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 Rizza! Cos'è? Cos'è? Un martello! Sì! È un attrezzo che serve per rimuovere le travi dalla porta, non solo, anche dal piano lì superiore. Però intanto, no, ah! Mettiamo Armando Angurioni qua. Facciamo così. Aspetta, madonna, io che non leggo, accidenta a me. Angurioni, Angurioni. Play, ecco, sì! È la chiave alla cuccia, Playhouse, quello che è. Secondo te io appoggio le palle su un affare del genere? Beh, ripensaci. Nance? E qua? No! No, io sono un cane. Dai, va via, vattene! Qui manca qualcosa, chissà cosa manca. Qui devo inserire senza ombra di dubbio i due ingranaggi. Ah, andiamo qua su. Sì, perché qui serviva il martello per sfondare quelle travi. Nance. No! Brusdi. No, 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 no,
Merda. Aspetta, posso prendere. No! Catarroni! Ma secondo me devo mettere questa trave qua, dove il pavimento è debole. Vedi, vedi, vedi! Non ha senso, si sbriciola il soffitto e gliene frega nulla, cadono stuzzicadenti. Guarda le hide and seek. Che senso può avere? È roba che se fa cadere un batuffolo di cotone per terra lo sente. Porco i zuffi. No! No! Ormai è troppo tardi! E ho beccato la telecamera che ha fatto chiudere la prigione! Schifosa che non sei altro! Madonna! Dai! Ecco, mi servono di nuovo le pinze qui per tagliare il filo e recuperare questa chiave! Ma vedi, è tutto connesso! Sì, ma come faccio a uscire di qui? Ma guarda che te lo do nel muso, eh! Ah, se ne va. Sì, ma ti rendi conto che bastardata? Sfidiamo così, le viti. Ta! Dance! Evasione in corso. Aspetta, ma di qua non può passare. Guarda, rinzarunza. Dance! 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 You're a fucking idiot. No! No! Senza il minimo preavviso. Ok, siamo pronti, ragazzi? No, non sono pronto! Non sono pronto! Non sono pronto!
Sei pronta? Queste due dita negli occhi così, poi giro la mano, ti stacchi il capo, sei pronto? Io sono pronto a bestemmiare, sono pronto ora. Come faccio ad evitare sta trappola? Madonna! Oh, sì, però, dai, mi blocchi proprio tutte le scale! Ma che è un tappino per il culo? Ma che cacchio vuoi che me ne freghi? Oddio, weapon... No! Dai, ma tiremi dalle palle! Avevo trovato il weapon key! Aspetta, forse riesco a farcela facendo il giro da questa parte. No, ma pure se cammini abbassato, le travi scricchiolano, è una cosa tremenda. Quella è la parte più difficile del gioco, perché non puoi prevedere quale trave scricchiola. Oh! La balestra! Con tre proiettili, che è una siringa! Il tranquillante per la nonna, crepa! Non spara! Non spara! Non spara, bestia! Non spara! Accidente a telefoni! Oh, sto... Io non ce la faccio più, non ce la sto facendo più, non sto reggendo più questa roba. Ora se perdo metto facile, mi interessa, Perché ho letto che su facile le travi non scricchiolano, per esempio. Dai, ma quella è una ladrata! È proprio una forzatura per farti perdere. Va, fottiti, no, no, mettiamo facile. E taglialo, stavolta mi ha dato un'altra chiave. La chiave per accedere alla balestra che non so usare, però. Devo scoprire com'è che si spara. Ma qui? Ah, pure qua servono le pinze. E meno male che ho controllato, guarda. Come si fa a sparare? Ah, con shoot. Sì, Nats! Dopo è bellissimo! Adesso posso rinchiuderla da qualche parte. Guarda, strasciconi! Ora che la nonna è morta, direi che si è giunta l'ora di aprire la sua porta, indisturbati. Vedi, posso far casino. Aspetta, ma non puoi vedere... Puoi vedere che la soluzione è questa, semplicemente? Nice. Esatto, ragazzi! Il cacciavite! Però mi tengo questo, perché non si sa mai, però... Se mi tengo questo... Ah, non posso prendere altro, quindi devo per forza cambiare. Vabbè, abbiamo il cacciavite ora, attenzione. Qui... No, sicuri, sicuri che non devo usare, no, perché dopo mi tocca riprenderla di mo'. No! No! Allora non ci siamo capiti, mi sa, nonna. Dove sei, vecchia schifosa? Vieni, vieni, botumba! Nel muso! Balz! Ah, vedi, c'era scritto, Granny is now gone for about 2 minutes. Per 2 minuti e basta. Sembrava troppo comodo. Ma dov'è che devo svitare? Era qua. Safe key. No, però l'arma è utile, 2 minuti senza nonna. Insomma, si sentono proprio. Vabbè, ma perché vedi, le cose sono randomizzate. Ti può dare una cosa come un'altra, alla fine. Allora, noi dobbiamo tagliare qua. Poi dobbiamo tagliare la porta. Poi qua serve la chiave e il martello. Il martello serve. Serve tutto qua, altro che martello. Ah, questo. Vediamo cosa è spawnato nel pozzo. Vedanzi. Ah, un ingranaggio c'è. Vabbè, sempre che serve, allora. L'altro ingranaggio stava in cucina, mi ricordo. Cavati dalle palle. È bello che si spengono proprio gli occhi. Runno. Vai.
Metti questo e metti questo. Sì, senza scattare magari. Un'altra chiave. Master key, a che serve? Per la porta principale. A che serve master key? Ah, non posso ancora. Ah, serve comunque quella porta. Ma non posso usarla finché non levo il resto. Vabbè, allora mettiamo per terra. Oddio, meno male che l'ho visto là sopra. Ah, l'ha presa al volo proprio. Bisogna scassare questo figlio di puttana qui. No, perché sennò veramente dal lasaretto. Dritto, dritto nel retto. Ora, se non vado errato... Sì, servono le pinze. Oh, dove vai? No, babazdi! Oh, Baba Yaga. Crepa! Ma che faccia? Oddio! Fa pressione. Dai, dai, su, dai, che voglio vincere. Se me lo levo dai coglioni. Guarda, veramente, sto gioco mi ha fatto le palle. Dai, su. Allora, eccoci qua. Tagliamo questo filo. Adesso, per cortesia, non mi taglia le dita. Questo... Padlock key. Non ti rompere il collo, eh. Ma ti rendi conto che manca solo il martello? Dove ho messo il martello? Non me lo ricordo. Dove ho messo? Martello, martello, martello. Dove ho messo il martello? Il martello. Madonna, dove hai messo il martello? Dove l'hai messo? Il martello, Dio. Devo impazzire. Vedo, no, no, no. Non è poi, non può finire così. Il martello, dai. Ce l'avevo un secondo fa. Il martello. Dai, 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 mazzello! La master key? Dov'è la master key? Dov'è la master key? Dov'è la ma... Ah, è suono! Mamma mia! Che è successo? A casa nostra! A casa nostra! Oddio, sì! Sono riuscito a fuggire! Tieme, caccia schifosa! Nah. Questo gioco ha chiaramente, come tutti sanno, preso spunto da Hello Neighbor, ma non per questo è un disastro totale, anzi, è carino per essere un gioco Android. È abbastanza difficile però, e fa veramente imbestialire sulle difficoltà più elevate. Già su Normal è qualcosa che io veramente, francamente, non riesco a reggere. Poi però, com'è che fanno gli youtuber commerciali? Ah, giusto, se questo video raggiunge... quanto può raggiungere? 25.000, toh! Like, io proverò a finire Granny sulla difficoltà più elevata. No, non su estremo, ma almeno su normal, dai. Ragazzi, ditemi che impressione vi ha fatto a voi nei commenti. Per ora questo è tutto, noi ci becchiamo come sempre al prossimo video.